Buonasera a tutti, io vi ringrazio di essere presenti, ringrazio ovviamente la confraternita che ci ospita in questa bellissima cornice e prima di cominciare vorrei insomma mettere in evidenza alcune cose. Innanzitutto, siccome si tratta di un invito alla lettura, io ricordo a me stesso che diciamo, affronterò l'opera non raccontandovela fin troppo in profondità, ma dandovi degli spunti che magari vi invoglino o a leggerla o a rileggerla. E quindi diciamo, faremo così, per così dire un viaggio attraverso l'opera che ne colga alcune suggestioni. Nell'antologia che avete, che comprende anche il diario di bordo, ci sono alcuni brani tratti da quest'opera che io ho chiesto cortesemente di trascrivere appunto in questo libretto, che vi daranno delle indicazioni sul concetto di paradigma che io non approfondirò molto stasera, anche se è fondamentale per la comprensione dell'opera di Kuhn, perché non ve ne sarebbe il tempo, e facendo, come dire, interagire quello che magari leggerete dopo, con quello che io dirò, spero che poi possiate trovare motivazione per approfondire, se non l'avete già fatto, quest'autore. Io non vi dirò nulla della biografia di Kuhn, se non che veniva da studi scientifici. È stato un filosofo storico, più che filosofo, lui si intendeva della scienza, ma che proveniva da studi scientifici, era un fisico, fisico teorico, americano. E quest'opera, di cui stasera parleremo, che si intitola appunto La struttura delle rivoluzioni scientifiche, fu inclusa come fascicolo di un grande progetto molto ambizioso, che andrebbe un po' rivisto e rivalutato forse, che era la Encyclopedia of Unified Science, frutto del lavoro della cosiddetta scuola di Chicago, che era così l'ultima forma assunta da quella tradizione neopositivistica, poi empiristica, che era approdata negli Stati Uniti dopo l'esilio di molti autori. Ed è un po' il volume che rappresenta la crisi del modello della scuola di Chicago, che era un modello molto basato su una lettura logica della scienza e sull'indagine logica anche per quanto riguarda in generale il linguaggio. Per entrare, proprio perché si parla di un libro che mette in crisi anche una certa tradizione, non parla solo delle crisi e delle rivoluzioni scientifiche, ma mette in crisi anche una certa tradizione filosofica. Ho pensato così di introdurci anche in un clima, recitando una poesia, che secondo me è utile per capire un po', gli elementi emotivi che si mettono in gioco in quest'opera e che so che esistono. Che è una poesia di un autore italiano contemporaneo, morto nel 2011, che si chiama Giovanni Giudici. La poesia, che è una poesia giovanile di Giudici, si intitola Sperimentale. Mi sembra un titolo appropriato alla circostanza. E recita così: intuisce, determina, inventa. Inascoltato Keplero sperimenta. Supponi punto, retta, sfera, orbita che l'include e sorpassi. Seguila fino in fondo e troverai la cometa in viaggio a un pax in terra. Dai buchi delle tane l'occhieggiano i tassi e la volpe abbagliata sembra un cane e la chioccia abbandona spaventata la covata scaldata a metà. Di qua la giusta via per la cometa? Supponi un altro punto, un'altra meta, retta, sfera, un'altra orbita che tutto includa, intersechi, sorpassi. Chiedi in prestito il numero che manca alla certezza. Al crocevia un cartello. Evita il non supposto pipistrello, il viscido in agguato. Dimmi, e se fosse tutto sbagliato?
Ovviamente il viscido, in agguato, il pipistrello è il dubbio, no? È la, come dire, il balenare a un certo punto di un ragionamento, che è un ragionamento che interseca vari aspetti. La ricerca della cometa, che è un po' una metafora, è in qualche modo una ricerca della verità naturalisticamente intesa come verità dei fatti naturali, e in realtà, diciamo così, dovrebbe, nella nostra lettura abituale delle scienze, una lettura assolutamente ingenua, essere escluso questo dubbio radicale dall'attività di ricerca sulla natura, o comunque essere marginalizzato. Kuhn parte giustificando nella sua opera proprio la necessità di, prima di parlare delle rivoluzioni scientifiche in una maniera nuova, di fare una rivoluzione della storiografia della scienza. Perché dice: se la scienza è la costellazione di fatti, teorie e metodi raccolti nei manuali correnti, allora gli scienziati sono uomini che, con maggiore o minor successo, si sono sforzati di contribuire con uno o con un altro elemento a quella particolare costellazione, quindi una crescita per addizione, diciamo così. Lo sviluppo scientifico diventa il processo frammentario nel corso del quale questi elementi sono stati aggiunti, singolarmente o a gruppi, al deposito sempre crescente che costituisce la tecnica e la conoscenza scientifica. E la storia della scienza diventa la disciplina che fa la cronaca di questi incrementi successivi. C'è un punto, segnala Kuhn, che negli anni recenti, però, fate conto che l'opera, insomma, è dell'inizio degli anni 60, alcuni storici della scienza hanno trovato sempre più difficile adeguarsi ai compiti che il concetto di sviluppo per accumulazione assegna. Come cronisti di un processo incrementale, essi scoprono che ulteriori ricerche rendono più difficile, non più facile, rispondere a domande come: quando fu scoperto l'ossigeno? Chi fu il primo a concepire l'idea di conservazione dell'energia? Il risultato di tutti questi dubbi e difficoltà è stato una rivoluzione storiografica nello studio della scienza. Una rivoluzione che però è ancora ad uno stadio iniziale. Uno stadio iniziale allora, e l'opera di Kuhn proprio si aggancia a questo. Ma da dove ci deriva l'illusione del carattere così puramente, per usare questa brutta parola, incrementale dello studio della storia della scienza? Beh, dal fatto che noi apprendiamo le scienze dai manuali. E questo è naturale, no? Nelle scuole e poi anche nelle università ci sono dei protocolli specifici. Si apprendono le nozioni dai manuali e poi si inizia un training anche nei laboratori che è molto ben definito. Bene. Questi manuali però sono in sostanza un riassunto di alcune opere fondamentali che stanno all'origine di una certa visione di ogni singola disciplina. Queste opere fondamentali spesso sono opere di grandi scienziati del passato, da cui si traggono alcuni elementi, si compendiano e si assumono nei manuali. E di solito sono dei libri. Kuhn fa un'osservazione, dice: va bene, man mano che poi la scienza assume carattere sempre più specialistico, ciascuna scienza, la fisica, la chimica, la biologia, anche la scrittura di libri diviene un'attività secondaria. Di solito i libri hanno carattere divulgativo, oppure sono libri che hanno come dire, obiettivo più filosofico. E la letteratura scientifica, invece, strettamente intesa, viene composta da brevi articoli, brevi interventi. Questa così osservazione sulla bibliografia è un'osservazione preziosa, no? Secondo me, perché Kuhn ritorna a più riprese sulla distorsione che questo tipo di formazione che gli scienziati hanno
introduce nella visione che essi stessi hanno della storia della propria disciplina. È come se la storia della scienza fosse, in qualche modo, quella filogenesi che si ricapitola nell'ontogenesi del manuale. Benissimo, detto questo, dobbiamo introdurre un po' di concetti. Vi dicevo, per quello di paradigma rimando ai brani, anche perché un po' emergerà dal resto delle cose che dirò. E introduciamo invece un concetto che è molto importante in quest'opera, che è quello di scienza normale. La scienza normale è questo processo che noi conosciamo in alcune fasi storiche, in cui effettivamente la ricerca procede per incremento. La scienza normale è quella scienza che vive questa fase di incremento attraverso ricerche empiriche, che approfondiscono, articolano porzioni sempre più segmentate di questioni. Bene, ma come si capisce cosa sia la scienza normale? Come si indaga? La tradizione da cui Kuhn, in qualche modo, a cui Kuhn, in qualche modo, con cui Kuhn entra in rapporto, parlavo prima della scuola di Chicago, era la tradizione appunto che partiva dalla scuola di Vienna e poi via via, no, attraverso gli studi logici, eccetera, trasmigrava in America incontrava il pragmatismo. E non voglio generalizzare perché le posizioni degli autori sono varie, però l'idea di fondo era che in sostanza la scienza va studiata costruendo una gnoseologia che ha alle spalle una logica, una va compresa studiando, creando insomma una dottrina gnoseologica e poi una epistemologia, cioè costruendo vari livelli di certezza a cui in qualche modo iscrivere ogni singola affermazione. In realtà era un'analisi, poi fondamentalmente del sapere scientifico, che puntava molto a scoprirne i legami con aspetti fattuali, presi in senso, diciamo, diverso, perché si parte in alcuni autori dai dati di senso, da altri dagli aspetti più pratici, più appunto legati alla prassi. Però in sostanza c'è questo senso di fondo. Beh, Kuhn rompe un po' con questo tipo di lettura, non a caso fu poi inserito nella costellazione dei cosiddetti nuovi filosofi della scienza, no? A un certo punto la storiografia filosofica parte. Perché secondo lui quello che conta non è fare uno studio, per così dire, logico-analitico del sapere per comprendere che cosa sia la scienza in queste fasi storiche. Quello che conta è individuare il ruolo che la scienza ha in un quadro più complesso in cui il sapere effettivamente entra in relazione con altri aspetti della vita, e questo era tipico già del pragmatismo, ma anche e soprattutto come i vari saperi alla luce come dire, approfondirsi delle conoscenze storiche sulle varie discipline, come i vari saperi siano riusciti appunto a evolversi e trasformarsi. Chiaramente, poiché l'immagine del mondo che in qualche modo fa da contraltare a ogni trasformazione di paradigma, a ogni passaggio da una fase di scienza normale a un'altra fase di scienza normale, rimane in qualche modo a un mondo diverso, ecco, rimane in qualche modo anche a un'oggettività di base diversa. Questo è un punto su cui lui si dilungherà, ma prima di arrivare a questo, voglio precisare un altro aspetto che ci induce a capire meglio che cosa intende Kuhn per scienza normale. La scienza normale, dice Kuhn, può essere avvicinata, e questo ci fa capire molto cosa lui intendesse, a una soluzione continua di sempre nuovi rompicapo. Cioè, ogni volta che si scopre qualcosa di nuovo, sorgono però degli altri problemi all'interno dello stesso panorama teorico, diciamo così, della stessa
pratica scientifica magari, perché i rompicapo non sono necessariamente di natura teorica, possono essere anche legati alla prassi sperimentale, ad esempio, a come costruire dei macchinari utili per un esperimento. Ecco, questo tipo di attività è un continuo avvicendarsi lungo una linea che anch'essa, diciamo, partecipa a questa costruzione incrementale. Però è un qualcosa di attivo, no? E il progetto che sta dietro questa ricerca e risoluzione di sempre nuovi rompicapi ha una peculiarità. Dice Kuhn, letteralmente, non mira mai a novità inattese, ma cerca sempre conferme. E vede sempre conferme. In che senso? Ora, fra poco, vi sarà chiaro. Quando, dice Kuhn, uno scienziato si appresta a un'osservazione, ad esempio, lui fa degli esempi, ne fa numerosi, io non mi dilungo su questo perché andremmo molto oltre i tempi e soprattutto potete tranquillamente leggerli nell'opera. Ebbene, ogni volta che uno scienziato si appresta a un'osservazione, si attende qualcosa, come dicevamo prima, sulla base delle idee che si è fatto, della visione che la teoria scientifica corrente nei periodi di scienza normale gli impone, e se qualcosa di assimilabile a ciò che lui si attende si verifica, si accontenta. Piccoli scarti di solito sono tollerati senza troppa preoccupazione, ma quando gli scarti non sono piccoli, Kuhn ricorre al concetto di anomalia. Concetto che ha nella sua stessa, nella parola che lo designa, lo stesso concetto di legge, no? Qualcosa che sembra sfuggire alle previsioni, alle attese, che va fuori appunto da quelle che dalle cose come dovrebbero essere, diventa già una prima fonte di perplessità. Ma una singola anomalia, insomma, non necessariamente dà luogo a momenti di grande sconvolgimento. A volte la si registra, la si mette da parte, la si supera. Si continua la ricerca come se nulla fosse. Ma se l'anomalia non è più una, se nel perseverare nella ricerca, sia essa di laboratorio, sia essa costituita da osservazioni, le anomalie continuano a moltiplicarsi, cosa avviene? Beh, Kuhn parla di crisi e ne parla in un senso che arriva ad essere molto forte. Io prima, leggendo la poesia di Giudici, ho fatto riferimento al carattere emotivo che questo tipo di crisi possono assumere. E anche Kuhn, a un certo punto, nel riferirsi alle crisi dei modelli, dei paradigmi appunto, si sofferma su questo aspetto personale emotivo che alcuni scienziati avvertono, non tutti naturalmente, ma i più sensibili. Vi leggo rapidamente un passo. Quando la situazione diventa acuta, la crisi diventa acuta, talvolta gli scienziati che vi sono implicati riescono a rendersene conto. Copernico si lamentava che al suo tempo gli astronomi erano così incoerenti in queste ricerche, astronomiche appunto, che non riescono neppure a spiegare o ad osservare la lunghezza costante dell'anno stagionale. Con essi, continuava, è come se un artista dovesse riunire in qualche modo per fare i suoi quadri le mani, i piedi, la testa e le altre membra ricavandole da modelli diversi, ciascuna parte disegnata magistralmente ma non in rapporto ad un corpo unico. E poiché non si accorda in nessun modo le une con le altre, il risultato è un mostro piuttosto che un uomo. Einstein, vincolato dall'uso corrente ad uno stile meno fiorito, scrisse soltanto: fu come se ci fosse stato strappato via il terreno da sotto i piedi, senza che nessun altro stabile punto di appoggio su cui poter costruire fosse in vista da qualche parte. E Pauli, alcuni mesi prima che il lavoro di Heisenberg sulla meccanica matriciale indicasse la via ad una nuova teoria quantistica, scriveva ad un amico:
In questo momento la fisica si trova ancora una volta in una terribile confusione. In ogni caso è troppo difficile per me e preferirei essere stato un attore comico o qualcosa del genere e non avere mai sentito parlare di fisica. Questa testimonianza è particolarmente impressionante, dice Kuhn, se confrontata con ciò che Pauli dichiara meno di 5 mesi più tardi, grazie alla pubblicazione della scoperta di Heisenberg. Il tipo di meccanica formulato da Heisenberg, scrive Pauli, mi ha ridato speranza e gioia nella vita. Certo, esso non fornisce la soluzione all'enigma, ma credo che sia ancora possibile fare passi avanti. Certo, un riconoscimento così esplicito del fallimento è estremamente raro, scrive Kuhn, ma gli effetti di una crisi non dipendono interamente dal suo riconoscimento cosciente. Prima di inoltrarci ulteriormente nell'opera, volevo leggervi un'altra poesia di Giudici, che un po', diciamo, secondo me, si avvicina a questa condizione personale di difficoltà. È una poesia dal titolo suggestivo, Cul di sacco, che recita: uno, in una certa situazione irrisolvibile, può risolverla col sopprimere se stesso oppure sopprimendo la situazione. Altre vie di uscita non si danno. Vero è che la situazione più precaria ha sempre un margine di sopportabilità e finché ne resta al di qua si definisce situazione agibile. Ma cul di sacco, ossia irrisolvibile, diventa quando il limite è oltrepassato. È allora che il dilemma che tu vuoi pormi si sventa troncando uno dei due corni. Secondo me questo è un buon riassunto di quanto abbiamo detto un po' finora sulla crisi, no? Dice Pauli, avrei voluto fare l'attore, quindi elimina se stesso come fisico, diciamo così, oppure subito dopo, quando Heisenberg gli ha ridato luce, ha eliminato il problema. Quindi dal cul di sacco in qualche modo si esce, ma grazie a che cosa? Grazie a che cosa? Beh, in questo caso lo sappiamo, al lavoro di Heisenberg, nel caso di Pauli. Ma di solito la soluzione del problema del così entrare in crisi del paradigma è data dalla rivoluzione scientifica. Ovviamente l'idea che ha Kuhn non è un'idea legata alla rivoluzione scientifica come intendiamo noi in un periodo storico preciso, insomma, quella rivoluzione scientifica del 600. Per lui le scienze vanno incontro a periodiche rivoluzioni, le singole scienze. Chiaramente il grande esempio è quello delle trasformazioni che ha subito l'astronomia e la fisica insieme proprio nel corso del 600, però tra 5 e 600, però sostanzialmente l'idea di Kuhn è che le rivoluzioni scientifiche siano abbastanza frequenti, tutto sommato, e che queste rivoluzioni scientifiche siano cambi di paradigma. Siano quindi cambiamenti che non solo trasformazioni solo di teorie, ma sono anche trasformazioni di modi di pensare, che sarebbe forse anche il meno, ma di prassi che possono essere anche legate semplicemente alle attività laboratoristiche, al modo di insegnare le discipline, alla necessità di riscrivere i manuali. Perché pensate quando ci si dibatte con l'assenza di un manuale di riferimento, perché capita, questo capita, ci sono grandi novità, il manuale va scritto. Queste sono difficoltà reali di vita che chi lavora in ambito scientifico affronta. Ma può andare ancora oltre, e questo è il caso appunto forse della grande rivoluzione scientifica, perché il cambio di paradigma può avere un impatto anche sulla vita sociale in una forma molto forte, perché a volte le scienze, diciamo così, prendono in mano la situazione della cultura. Cioè impongono trasformazioni anche ad altri momenti della vita culturale. Perché alcune trasformazioni invece sono, per così dire, circoscritte. Sono magari dei grandi terremoti, ma solo per i cultori di quella materia. Altri invece no, debordano.
E addirittura dice Kuhn, a volte analogamente alla scelta fra istituzioni politiche contrastanti, poco prima aveva parlato proprio delle rivoluzioni politiche, la scelta tra paradigmi contrastanti nell'ambito di una rivoluzione dimostra di essere una scelta tra forme incompatibili di vita sociale, che può essere vita accademica, negli grandi scontri accademici che ci sono, può essere scontro con l'Inquisizione, come ci ricorda anche questa bella maglietta che abbiamo, che io indosso, e può essere però anche qualcosa di ancora più grande, uno scontro sociale reale, con forze in campo. La scelta non è e non può essere determinata esclusivamente dai procedimenti di valutazione propri della scienza normale, poiché questi dipendono in parte da un particolare paradigma. E questo paradigma è ciò che viene messo in discussione. Quando i paradigmi entrano, come necessariamente devono entrare in un dibattito sulla scelta, il loro ruolo è necessariamente circolare. Ciascun gruppo usa il proprio paradigma per argomentare in difesa proprio di quel paradigma, ma contro un paradigma che non raccoglie spesso alcune delle premesse o che comunque si colloca su un piano già diverso. Però Kuhn osserva, la circolarità che ne risulta non rende tuttavia sbagliate o inefficaci le argomentazioni. Qui quindi c'è un fatto. Emerge come, per comprendere la rivoluzione scientifica, a qualunque livello essa penetri, sia che sia un fatto solo tra specialisti, sia che sia qualcosa di più ampio, gli strumenti abituali della epistemologia, di matrice così lontanamente neopositivistica sono totalmente insufficienti. Perché loro sì, possono anche dirci tutto su un paradigma, ma poi non spiegano questi scontri, questa circolarità di argomentazioni, che per Kuhn invece ha un valore, ha un senso, proprio perché lui la iscrive in una prassi sociale, sia ristretta magari al gruppo di scienziati, sia in altri casi più ampia. Bene, il progresso, quindi, che ruolo ha in tutto questo? Se non c'è incremento e basta, ma c'è qualcosa di più, si dà questa possibilità di passare da un paradigma all'altro. E il giudizio sui paradigmi, lui questo lo dice a più riprese, non può essere un giudizio che si basa neanche sui concetti chiave che vengono introdotti, perché lui dice, per esempio, volendo ci sarebbero più analogie tra la fisica aristotelica, lui questo è un esempio che fa, e la relatività di Einstein, che non tra queste due le teorie meccanicistiche, che no? Si sono trovate in mezzo. Quindi non c'è un percorso lineare, secondo Kuhn perlomeno, ma il progresso in qualche modo c'è lo stesso. Ecco, questo è un punto su cui lui. Ed è un progresso che va letto in una forma un po' più ampia. Lui dice: certo, questa è una questione forse su cui non accanirsi, no? Però è un progresso che va letto sempre in un ambito che non è ristretto alla semplice lettura intradisciplinare, ma deve allargarsi, no? Deve iscrivere di nuovo appunto le scienze e le teorie scientifiche che si scontrano, i paradigmi meglio ancora, dentro un confronto sociale più ampio. Perché a volte appunto questi scontri, come nel caso celebre di Galileo, diventano qualcosa, come dicevo prima, di più e vanno al di là del merito scientifico, punto e basta, no? A volte aprono dei dibattiti molto più ampi. Dibattiti molto più ampi che la scienza normale di solito non è in grado di aprire, dice lui, perché in fondo lo scienziato in quanto tale, quando nei periodi di scienza normale ha una formazione disciplinare, lui fa proprio questo esempio, forse paragonabile a quella dei teologi ortodossi, ora diremmo una formazione da madrassa, no? Diciamo per usare un termine, cioè legata a dei modelli precisi che passa attraverso step di addestramento, si dice proprio, all'attività di laboratorio, molto codificati. Ma quando subentra la rivoluzione, ecco, tutto questo si scompagina. Il laboratorio, se si tratta di scienze teoriche, diciamo così, degli addestramenti attraverso esercizi, eccetera, ma tutto molto codificato. Quando c'è una rottura in questi ambiti, questa rottura si può allargare, espandersi ad altri ambiti della cultura.
come dicevamo prima, c'è sicuramente questo elemento, ma ce n'è anche un altro. Mi sto lentamente avviando a concludere. Ce n'è anche un altro, che è quello del passaggio da un paradigma a quello nuovo, a quello che si affaccia come nuovo. Su questo ovviamente non mi posso dilungare più di tanto, anche qui ci sono tanti esempi, ma c'è una suggestione che Kuhn dà. Lui paragona il passaggio da un paradigma all'altro, quindi da una visione delle cose, magari legate a quella branca scientifica, se non appunto allargate anche ad altri aspetti, che è una specie di switch gestaltico, cioè un passaggio da una visione a un'altra visione, che in fondo non ha piena continuità. Per certi versi le cose non sono cambiate, per altre lo sono, totalmente, cioè in maniera talmente radicale che non possiamo forse neanche spiegarlo in maniera coerente, perché cioè rimane questa difficoltà, lui la chiama incommensurabilità dei paradigmi, rimane, è ineliminabile in un certo senso. L'opera dello storico può essere quella di chiarificare, però non può mai rendere i paradigmi effettivamente commensurabili tra di loro. Quindi si passa, come nella famosa figura gestaltica dell'anatra lepre, dalla visione dell'anatra alla visione della lepre, senza intermezzi. Anche se, dice Kuhn, almeno con queste figurine, questi trompe gestaltici, abbiamo sempre la possibilità di uscirne mettendoci a un livello più alto. Possiamo anche riuscire a vedere solo le linee sul foglio, no? Nell'anatra e nella lepre. Ma per quanto riguarda l'osservazione scientifica, la situazione è opposta. Lo scienziato non può fare ricorso a nulla che sia al di sopra o al di là di ciò che vede coi propri occhi e coi propri strumenti. Ecco, da ciò dipende l'incommensurabilità effettiva. Se vi fosse una qualche autorità superiore rispetto alla quale si potesse dimostrare che la sua visione ha subito uno spostamento, quell'autorità diverrebbe allora essa stessa la fonte dei suoi dati ed il comportamento della sua vista diventerebbe allora una fonte di problemi. Lo stesso genere di problemi sorgerebbe se lo scienziato potesse far oscillare da una parte e dall'altra la propria percezione come fa l'individuo soggetto agli esperimenti gestaltici. Cioè, mentre il passaggio tra l'anatra e la lepre può essere continuo nella visione di queste figurine, nei paradigmi non è così. Una volta che sei passato, diciamo così, dall'altra parte, tornare indietro di solito è impossibile. Poi è chiaro che queste sono generalizzazioni, magari qualche caso storico si sarà dato, non lo so, però lui l'ha imposta così. Cioè, una volta che tu sei passato da un sistema precedente ad uno nuovo, il tuo mondo è cambiato e non puoi più tornare indietro. Il periodo durante il quale la luce era talvolta un'onda, talvolta una particella, fu un periodo di crisi. Ed esso ebbe fine soltanto con lo sviluppo della meccanica ondulatoria e la realizzazione che la luce era un'entità coerente, diversa sia dalle onde sia dalle particelle. Ecco, questo lui è un esempio che lui fa per mettere in evidenza la possibilità di un'uscita alternativa. Questo è un discorso della teoria della luce come onde e particelle, è un esempio un po' particolare di schizofrenia, tra virgolette, no, delle teorie fisiche, ma è una, come dire, un'idea in base alla quale, una volta che si è però raggiunto questo stadio ulteriore, poi ti ci collochi. A tal punto che lui riprende varie osservazioni fatte da scienziati, in base alle quali, in fondo, il consolidamento, insomma, di ciascun paradigma, per essere reale, ha spesso bisogno di un passaggio generazionale. Di solito sono i giovani quelli più disposti ad abbracciare novità rilevanti, soprattutto quando sono estremamente, estremamente rilevanti e tali da mettere in crisi. E finché questi giovani non si sono, diciamo, affermati sul panorama accademico, comunque scientifico, in effetti il paradigma non è effettivamente, non è totalmente consolidato. Certo,
Certo, questo è uno solo degli aspetti sociali della questione, ce n'è molti altri, io l'ho preso ad esempio perché Kuhn ne parla, parla anche di altri, ma ci sono alcuni aspetti che Kuhn lascia un po' indecisi, indecisi. E sono quelli legati, lui lo dice chiaramente, allo sforzo per la verità. In effetti, praticamente tranne due o tre volte, la parola verità in quest'opera non appare. E Kuhn lo dice, a un certo punto lo dichiara e spiega anche perché. Perché in fondo la verità, diciamo così, in quest'ambito, secondo lui, come concetto, il concetto di verità, può essere leggermente fuorviante. No? In fondo, ripeto, tutto si scrive in una prassi conoscitiva in cui c'è un continuo raffronto delle teorie coi fatti. E si può, dice lui, anche pensare che in effetti questo progresso in senso lato, di cui parlavo prima, che ha aspetti molteplici, non solo di carattere contenutistico teorico, sia in qualche modo un avvicinamento maggiore alle cose come stanno veramente. Però parlare di verità, insomma, gli sembra in qualche modo eccessivo. Io devo dire una cosa e concludo leggendo un'altra poesia, che anche se in Kuhn forse non possiamo parlare in quest'opera, insomma, di un'idea forte di verità, perché sostanzialmente non c'è, possiamo appunto parlare di questo percorso di avvicinamento, eccetera, io, anche un po' allontanandomi dal contenuto stretto dell'opera, direi che però Kuhn riconosce una certa, e lui ne parla in altri scritti, tensione essenziale tra innovazione e tradizione, ma che è una tensione, diciamo così, anche in qualche modo morale, alla veracità quantomeno. Cioè, se non si può essere, non possiamo tirare in ballo il concetto di verità, almeno in un certo senso quello di onestà con se stessi, diciamo così, nell'abbracciare una teoria che ci sembra più valida, più significativa, più ricca, soprattutto questo è un elemento che Kuhn mette molto in evidenza, più feconda di sviluppi, diciamo, un elemento molto importante per il passaggio da un paradigma a un altro, il fatto che alcuni paradigmi si tendono in certo senso ad esaurirsi, ad accumulare anomalie, mentre altri che si presentano, anche se appena abbozzati, anche se richiedono grandi studi ancora, sono molto promettenti. Ecco. E il passaggio a ciò che è promettente, a ciò che così in qualche modo ci dà delle promesse, se mi si permette di riutilizzare questa parola, di maggiore utilità nell'incremento delle nostre conoscenze, di innovazione in tanti ambiti, così è una tensione che ha un aspetto morale. Questo, poi non vorrei che questo venisse preso in senso assoluto, io sto facendo un percorso nell'opera, se ne possono fare altri naturalmente, no? Prima ho parlato di aspetti individuali nella crisi e adesso vorrei parlare di quest'altro aspetto individuale. E riprendendo anche la suggestione dello switch gestaltico, mi è venuta in mente una poesia di Valerio Magrelli, di una raccolta molto bella che si intitola Disturbi del sistema binario, che richiama anche l'idea di anomalia, insomma, in qualche modo, e in cui si mette in evidenza come, in effetti, come diceva anche prima Giudici, a volte ci troviamo di fronte a situazioni che non vogliamo accettare, situazioni, diciamo, che non vogliamo accettare per ragioni anche teoriche, perché siamo legati a un certo paradigma. Ma mentre prima Giudici, nella sua bella poesia Kuhn di Sacco, dava solo due opzioni, Magrelli ce ne dà una terza. E io ve la leggerei e concluderei qui. La poesia si intitola Scalo merci della moralità. Fa riferimento ancora una volta all'anatra lepre, diciamo così, a questo disegno gestaltico. Esistono due modi per negare l'evidenza: chiudere gli occhi oppure distogliere lo sguardo. Dicevamo prima, sopprimere la situazione, chiudere gli occhi o distogliere lo sguardo, cioè allontanare se stessi, sopprimere se stessi.
Talvolta, tuttavia, si dà una terza strada. Basta che lo spettacolo venga deviato altrove. Quindi non distogliere se stessi, è un po' più sottile. Se l'anatra fissa tranquilla l'ingiustizia a cui prende parte, pensiamo insomma magari ai concorsi universitari, a queste situazioni, no? O a Bellarmino, queste cose così. Se l'anatra fissa tranquilla l'ingiustizia a cui prende parte, questo è perché l'immagine tramite la pupilla cambia rotaia e arriva nel cervello della lepre, nel suo binario morto, come a uno scalo merci della moralità. Grazie. Niente, a me diciamo mi ha sempre interessato Kuhn, anche se non l'ho mai studiato diciamo in modo preciso. E niente, volevo fare una domanda proprio sul cambio di paradigma, diciamo, perché Kuhn sembra, a quanto ho capito, dice che è difficile capire i motivi esatti che hanno portato al cambio di paradigma, anche se ne individuo diciamo alcune possibilità. E invece forse diciamo servirebbe un criterio più semplice o più diretto per capire veramente la ragione per cui si passa da un paradigma all'altro. Non lo so, mi riferisco alle riflessioni di Popper riguardo la falsificazione, o ancora di più, cosa che mi convince di più, diciamo, a quello che dice Lakatos riguardo le difficoltà della falsificazione. Uh-huh. Quindi volevo chiedere se magari Kuhn, diciamo, magari in una fase successiva, è riuscito diciamo, a tenere conto un po' di queste possibilità. Poi riguardo al problema morale volevo aggiungere un'altra così osservazione che è sempre Lakatos, che diciamo fa derivare questa onestà intellettuale, potremmo chiamarla così, dello scienziato, da un'onestà quasi teologica. Cioè, a cosa si chiedeva a Galileo, diciamo, mentre lui era sotto processo? Si chiedeva, ma perché, diciamo, non puoi dimostrare al 100% in modo assoluto le tue teorie? Mentre invece sappiamo che la scienza ha tutt'altro paradigma, diciamo. E quindi si innestava un paradigma di certezza veritativa, teologica, in un paradigma che invece è scientifico, che è lontano, diciamo. La verità, come abbiamo detto anche prima, è un concetto che può essere fuorviante in ambito scientifico. Quindi volevo sapere come proprio questo, se diciamo Kuhn tiene conto di questa nota inflazionistica teologica che riguarda il termine verità e il termine onestà riguardo alla figura dello scienziato. E vorrei fare una considerazione su un uso molto diffuso che viene fatto di Kuhn in molti ambiti disciplinari. La mia impressione è che si sia preferito dare importanza, anche per motivi psicologici, in qualche modo sociologici, si è preferito dare importanza al concetto di scienza normale, perché in qualche modo, non so se è giusto dire perché, però di fatto accade che in qualche modo questo concetto giustifica l'autorità di quelle che sono tradizioni vigenti. Io vorrei chiedere fondamentalmente se l'opera di Kuhn non ha avuto l'effetto di creare una forma di conservatorismo, perché in ambito accademico si costituiscono delle tradizioni di pensiero, di ricerca, dei modelli che hanno delle ragioni epistemologiche in genere rilevanti, importanti. Però nel momento in cui si dice, come fa Kuhn, se sei Galilei la rivoluzione la fai, se non sei Galilei la rivoluzione non la fai, devi limitarti a... sì, tu hai detto, succede spesso che ci sono i... Vabbè, poi i rispondo dopo. Eccetera, sì. Però, diciamo, ha finito per prevalere un utilizzo di Kuhn che è del tipo... i giovani si adeguano a quello che dicono gli anziani, e poi la rottura epistemologica, lo shift delle teorie ci sarà quando proprio non se ne può fare a meno. Grazie. Proprio il nostro amico, di cui forse non ho sentito, non so il nome, no, tu, Michele,
No, nel senso che di te, Alfonso, conosco bene il nome. Michele ci diceva, c'è il criterio semplice Popper. Su Popper c'è anche in quest'opera un riferimento, ora non lo leggo perché non vorrei annoiarvi, però il problema è proprio quello, che questa lettura logica, tant'è che l'opera principale di Popper si chiama, non la principale, quella diciamo più conosciuta, compendi un'opera più estesa, cioè, la logica della scoperta scientifica, ma il problema è che la scoperta scientifica non è un processo solo logico. Se fosse un fatto meramente logico, se si giocasse su questo piano, andrebbe pure bene. Diciamo, Popper arriva, approda alla logica della scoperta scientifica contestando l'approccio gnoseologico, verificazionista, diciamo così, no? Della scuola di Vienna, cioè, magari sviluppando un percorso originale, naturalmente, non solo contestando, ma diciamo anche questa funzione. E il problema qual è? Che giustamente dice Kuhn in questo saggio qui, dice, ma in effetti Kuhn parla di falsificazioni, io parlo di anomalie. Questo tipo di esperienze forse si possono accostare. Però il fatto è che non è il punto, non è semplificare, il punto è rendere complicata la questione, perché semplificarla significa in ultima analisi non capire, cioè, perché il suo problema è esattamente quello di uscire dalla distorsione costante in cui gli scienziati, con cui gli scienziati interpretano la storia delle proprie discipline. Lui era uno scienziato. Diceva, ma perché io fisico non posso iniziare a avere un'idea della storia della fisica un po' più aderente, diciamo così, al vero? Che non sia una storia estrinseca della scienza. E poi c'è pure questo problema, delle, tra virgolette, storie estrinseche. Cioè di quelle storie che si occupano della sociologia, della antropologia, delle istituzioni accademiche, cioè, ma non si occupano poi degli aspetti più prettamente scientifico-teorici, no? Quindi l'idea è proprio questa. Mentre Popper è anche, diciamo così, chi si muove come Lakato, cioè in questa, sia pur andando oltre Popper, eccetera, parlando di programmi di ricerca, tutto quello che vogliamo, rimane sempre un po' legata a quest'ottica che si gioca tutto su un piano che non era quello che appunto Kuhn ricercava, perché questo qui di Popper, di Lakato, eccetera, è un po' troppo astratto. Però Kuhn temeva anche di cadere su un piano di appunto storia estrinseca, per così dire. Cercava quel giusto equilibrio, che è un crinale difficile, questo lo abbiamo, insomma, siamo riusciti anche a capirlo, penso, dalle poche parole che ci siamo detti, e quindi è chiaro che l'idea che può avere Kuhn di fronte a queste cose è un'idea un po' critica, rispetto a tutte le attitudini troppo legate a un'interpretazione della scoperta scientifica, del progresso scientifico, troppo legate a, come dire, ad aspetti della incremento e basta, no? Dell'allargamento, anche della trasformazione, ma sempre su un binario che in qualche modo è continuo, che non tiene conto delle fratture, delle discontinuità. Ecco. Certo, poi è tutta una questione, diciamo così, anche di sensibilità, no? Bisogna anche capire come si fa la storia della scienza affrontando i singoli casi storici. Io ho parlato così in generale, in maniera astratta, no? Ma poi, appunto, diceva bene Alfonso, e qui anche rispondo un po' alla questione della verità teologica, eccetera, che Kuhn ha avuto un grandissimo successo, ma subito, cioè quando è uscito il libro di Kuhn, ha iniziato a utilizzare l'idea, hanno iniziato a utilizzare le idee contenute in questo libro storici di tantissime discipline e non solo di discipline scientifiche. Io per esempio ho in mente un bellissimo libro di un teologo che si chiama Hans Küng, teologo cattolico, ma un po' dissidente, un po', no, abbastanza, però cattolico,
che si intitola Teologia in cammino, che praticamente è una raccolta di saggi e praticamente lancia un programma di ricerca che poi eseguirà, in cui lui propone di vagliare la storia delle chiese, quindi inizialmente del cristianesimo e poi delle altre religioni monoteistiche, a partire dai concetti espressi da Kuhn in quest'opera, dove ovviamente l'idea di scienza normale si sostituisce quella, diciamo così, di corpi dottrinali, quindi un'idea un po' più ampia, però c'è il paradigma, ci sono i momenti di rottura, sostanzialmente, peraltro ricorre quest'anno l'anniversario, insomma, dei 500 anni della riforma protestante, per esempio, quello, ma ce n'è anche altri. Jung mette in evidenza i vari paradigmi nella storia del cristianesimo, nella storia dell'Islam, nella storia dell'ebraismo e così via. Quindi diciamo c'è un uso amplissimo di Kuhn. E Kuhn stesso dice: mi sono meravigliato nel post-scritto che aggiunge alcuni anni dopo all'uscita del suo libro all'opera stessa, dice: mi sono meravigliato del fatto che subito, io ovviamente sono un fisico, pensavo più che altro a fisica e chimica, ma subito persone che afferivano alle discipline più diverse hanno fatto del mio lavoro. Quindi lui dava a questo un valore particolare. E il fatto che, per tornare alla questione della verità teologica, certo ci sia una incommensurabilità tra paradigmi, è proprio il fatto, cioè la questione su cui Kuhn pone grande evidenza. In fondo, cioè, quando in maniera provocatoria Feyerabend diceva: ma se leggessimo oggi il processo di Galileo forse avrebbe anche ragione Bellarmino, perché Bellarmino era quello che diceva: va bene, adottiamo anche modelli diversi dal tolemaico, però come modelli di calcolo, cioè senza ipoteche ontologiche. E invece no, diceva Galileo, bisogna rispettare i fatti per come sono. Beh, anche queste sono parti di paradigmi, no? Cioè un diverso rapporto con la verità fa parte di diversi paradigmi. Con la verità non in senso assoluto, con la verità delle teorie scientifiche naturalmente. Poi non voglio avventurarmi in altri ambiti. Un po' più disarmato mi trova l'ultima questione posta da Alfonso, nel senso che Kuhn, diciamo, sia utilizzato a fini conservativi, cioè diciamo conservatoristici, insomma. Io questo non lo credo, per usare una battuta di un noto comico, io questo non lo credo, nel senso che semmai è il contrario, cioè dovrebbe essere, poi non lo so che cosa succede all'università perché non le frequento da un po', però diciamo dovrebbe essere il contrario, cioè effettivamente lui dice: guardate, nella storia di solito il consolidamento del paradigma, ma è un esempio che ho fatto, ma ce n'è altri, avviene col ricambio generazionale, ma proprio perché ora l'abbiamo capito cerchiamo di non essere così vittime di questo schema, anzi cerchiamo di capire che in fondo, cioè anche di addomesticare questi conflitti tra paradigmi, se vuoi, cioè l'idea di Fodder era anche questa, no? Cioè iniziare a capire che la trasformazione delle visioni del mondo bisogna un pochettino avviarla, perché l'idea era anche quella di un'epoca storica in cui i conflitti si cercava di inserirli in un alveo un pochettino meno cruento, e appunto di addomesticare anche questi conflitti tra paradigmi per andare verso ricambi meno dolorosi, il che non vuol dire, dice, finché ci sono io si dice quello che ho detto io, poi quando schiatto fatti vostri, insomma i giovani ci penseranno, no, semmai vorrebbe forse dire il contrario, ma io non credo, cioè io credo che lui non volesse dire nessuna delle due cose in realtà, diciamo questa è un po' una nostra speculazione sul discorso di Kuhn, più o meno oziosa, non lo so, ma penso più sia più frutto del mio e del tuo pensiero, diciamo, che non dell'opera. Bene, non so, e con questo avrei esaurito, credo, spero di aver detto qualcosa, esaurito le mie considerazioni, non le questioni. Buonasera, io mi chiamo Finelli, insegno storia della filosofia all'Università di Roma III, e dopo questa bella relazione volevo domandare, io non leggo Kuhn da molti anni, devo dire veramente, volevo domandare se Kuhn avesse mai riflettuto
A proposito di incompatibilità di paradigmi, sull'incompatibilità del paradigma tra scienze naturali e scienze sociali, voglio dire perché c'è tutta la storia della Germania della seconda metà dell'Ottocento che è segnata, come sappiamo, dalla profonda affermazione di paradigmi incompatibili tra scienze dello spirito e scienze della natura. Le scienze sono una cosa, le scienze esatte, che studiano la natura, le scienze dell'uomo sono un'altra cosa. E hanno due metodi profondamente diversi. E si tratterebbe quindi di capire come accade che nasce il neopositivismo logico col circolo di Vienna. Che cosa accade? Perché si pronuncia di nuovo l'unica verità del sistema scientifico e della scienza come luogo di verità. Non dimentichiamo che tutta la filosofia crociana, che sappiamo quanto ha condizionato la storia d'Italia, è basata sull'incompatibilità tra paradigma scientifico e paradigma storico-filosofico. Una cosa sono le scienze per Croce, che agiscono con pseudoconcetti, una cosa sono le scienze storico-filosofiche. E s'apre nella cultura italiana quindi un orizzonte particolare. Ricordiamo ancora che Freud, quando scopre e inventa la psicanalisi, fa un primo tentativo di una formulazione scientifica, neurologica, quantitativa del sistema nervoso, e poi a un certo punto l'abbandona, perché dice la psicanalisi è scienza umana ed è altra cosa. Allora, io mi rendo conto che faccio una domanda esterna rispetto alla sua bella relazione. Dovrei rimanere all'interno, appunto, no? No. Però quello che lei ha detto mi ha sollecitato di nuovo a pensare questo, insomma. Come è potuto accadere nella storia della cultura europea che aveva profondamente ragionato sulla distinzione tra Geisteswissenschaften e Naturwissenschaften, che si desse poi un unico paradigma scientifico che, a mio avviso, oggi trionfa con la filosofia analitica di matrice anglosassone e con una certa, appunto, valutazione univoca di ciò che è scienza. Ecco, io credo che su questo ci sarebbe da riflettere. Non so se nelle pagine storiche di Kuhn ci siano considerazioni di questo genere e del perché e del come, o se non sia possibile estendere la definizione di scienza a tutto l'ambito delle scienze umane. Sono entrambe scienze o no? E si devono ridurre sotto un unico modello o viceversa pretendono a statuti differenziati? Con tutte le implicazioni formative, scolastiche, universitarie e civili che ne conseguono. Grazie professore dell'apprezzamento, grazie anche della domanda, e siccome la domanda è esterna io darò una risposta esterna, perché in effetti io non so se nella bibliografia di Kuhn ci sia molto su questo. C'è qualche considerazione sulla psicologia in quest'opera? Io ho letto alcune altre cose, ma non ho letto tutto, devo ammettere, di Kuhn, anche perché ho letto ciò che è tradotto, quindi aggiungo una postilla, tradotto per esempio in questo caso anche male. Ma la questione è questa, secondo me, naturalmente. Il concetto di paradigma che Kuhn dà, io per questo ho raccolto un po' in questa antologia che hanno i nostri iscritti alla scuola, alcuni luoghi in cui Kuhn parla del paradigma, è un concetto di paradigma che non è molto univoco, tant'è che lui poi cerca di precisarlo parlando di matrice disciplinare, quindi matrice per singola disciplina,
o gruppo di discipline che permette di elaborare teorie a partire da qualcosa, Quindi in realtà non è che esiste il paradigma, esistono anche paradigmi per ciascuna disciplina. Certo, forse c'è una gerarchia, queste sono tutte queste, lui però non rientra, perché il suo intento in quest'opera, quantomeno, ma più in generale, era indagare la struttura delle rivoluzioni come, tra virgolette, genere. Siccome rivoluzioni ce n'è state più d'una nelle discipline che lui conosceva a fondo, fisica, chimica, eccetera, lui cercava di indagarle e di ridurre a una sorta di schema che si ripete, e lui un po' che io l'ho fatto in maniera discorsiva, ma lui individua delle fasi, no? In maniera più, e spero appunto che chi non ha letto l'opera la legga, chi magari l'ha letta possa rileggerla, ritrovando proprio le fasi che lui in qualche modo delinea. Per quanto riguarda, quindi, matrice disciplinare, una matrice disciplinare la può avere praticamente qualunque disciplina, purché si configuri come tale, no? Quindi anche, che ne so, la critica letteraria in linea di principio, anche la psicologia, anche la psicanalisi, anche la storiografia, no? E se quindi accettiamo l'idea di paradigma in questa forma un po' indebolita, sicuramente c'è anche una pluralità anche molto ampia. Ci richiederebbe una riflessione più ampia, forse bisognerebbe mobilitare più Foucault, più autori un pochettino più attenti anche ad aspetti sociali più consistenti, diciamo così. L'idea è di indagare anche quelle stagioni e quei momenti in cui la rivoluzione non è un fenomeno solo interno, comunque che fa sentire i propri effetti in maniera mediata, no? Al resto della società, ma è qualcosa che implica proprio una partecipazione più complessa. Lei parlava prima appunto di questa questione, che ne so, per esempio lei parlava dello scontro tra scienza e natura e scienza dello spirito in Germania, al problema dell'eredità crociana e dell'ipoteca crociana, no? Sulla cultura italiana e così via. Questi sono problemi che vanno un po', secondo me, oltre quello che è l'impostazione, insomma, che lui dà a queste sue riflessioni. Poi non so se da qualche parte abbia scritto anche su qualcosa che si avvicina, non ho idea, devo essere sincero. Però io a questo punto ricorrerei forse più ad altri autori, anche se Kuhn è prezioso per il contributo che in quest'opera almeno ci dà alla conoscenza di queste, anche di queste stagioni. Io direi soltanto una cosa, che non bisogna però semplificare troppo. Certamente il circolo di Vienna aveva, come dire, degli esponenti soprattutto che erano fortemente riduzionisti, fortemente scientisti, nel senso che all'origine del fisicalismo c'è appunto il circolo di Vienna, no? La riduzione di tutti i saperi alla fisica, cioè l'idea che ci fosse un sistema assiomatico che con i dovuti passaggi logici permettesse di dedurre qualunque, che ne so, proposizione in ambito psicologico da un qualche principio, dall'insieme dei principi fisici. Ecco, questa idea nasce col circolo di Vienna, ma la bancarotta di quest'idea permette una riflessione come quella di Kuhn. Ecco, questo è un legame, forse è contrario, ma che c'è, ed è plasticamente rappresentato appunto dall'inserimento di quest'opera proprio nella Encyclopedia of Unified Science, dove la Unified Science era la scienza fisicalistica, in teoria, ma poi in pratica è stata adottata, peraltro una collana ricca di opere importanti, di carattere logico, di teoria del linguaggio e così via, quindi è anche epistemologico. Quindi direi che la mia risposta estrinseca, non so se in qualche modo è riuscita a entrare in dialogo con la sua domanda, che oltrepassava, diciamo, gli aspetti più legati al libro, però io più di questo non le so dire. Mi stavo chiedendo, ad un certo punto dicevi che lo scienziato nella sua ricerca attende comunque una risposta, si aspetta una risposta,
E questa tua frase mi faceva venire in mente quella formula inglese del theory laden, certo. Ovvero ogni qualvolta mi approccio a, ho comunque un carico di teoria che mi porto dentro, dietro, certo. Eccetera, con cui quindi vado a leggere, cioè c'è un approccio alla osservazione e quindi a quanto vado studiando, che è già un approccio teorico. Rispetto a questo, l'anomalia non è figlia di questo stesso approccio teorico, nel senso che non nasce proprio all'interno di una visione del mondo, delle cose che vado, rispetto a cui vado cercando conferme, viceversa trovo una non conferma, un'anomalia, ma se non avessi quel certo approccio non troverei quell'anomalia. Quindi da questo punto di vista il cambio di paradigma non è ipotizzabile come figlio dello stesso paradigma di partenza, cioè come se nascesse dall'interno per poi switchare, per poi produrre il cambiamento e quindi risolverebbe o tenterebbe di risolvere l'incommensurabilità. Sì, finito. No, ma... Diciamo, detto questo, dico solo altre due parole per non essere scortese, Salvatore, mi permetterai? No, diciamo. Ah, ecco, quindi. No. Vabbè, la risposta purtroppo non sarà altrettanto bella, perché obbligato alla brevità e anche perché forse non ne sono capace, ma il discorso è questo, per come l'ho percepito io naturalmente da quest'opera, è chiaro, è così, esattamente, tu hai colto proprio un punto, è chiaro che... lui non so se usi nell'originale questa espressione, theory laden, ma l'idea è quella, cioè che quando uno scienziato ipotizza un esperimento sa cosa c'è, ma del resto questo c'è in Popper in maniera molto chiara, che in certa misura Popper non è che si è inventato tutto, un pochettino, diciamo, si è ispirato anche lui a un metodo concreto, anche se si poneva a un livello logico. Cioè tu parti sapendo ciò che ti aspetti di trovare, quando non te lo trovi è chiaro che l'anomalia è anomala rispetto alla legge che tu, diciamo, tenti di verificare in qualche modo, no? Quindi l'anomalia è figlia di quello che pensi tu, perché la natura in sé non ha anomalie. Vabbè, possiamo anche partire dal presupposto che non le abbia, poi cioè, possiamo anche pensare che le abbia, ma qui entriamo in un ambito ontologico sulla differenza, tutte queste belle cose. Diciamo che in media lo scienziato pensa che natura non facit saltus, cioè non fa salti, quindi le cose hanno una loro regolarità e noi le indaghiamo in questo senso. Quindi è chiaro che il nuovo paradigma nasce dal fatto che a forza di anomalie a un certo punto uno dice, ma uno, qualcuno, più di uno non vuole più, tra virgolette, girare la testa dall'altra parte, non scollega gli occhi dal cervello, dice, no, non, la lepre vede una cosa che non arriva al cervello del dell'anatre e viceversa. C'è usando la metafora di Magrelli, c'è a un certo punto la necessità di ritrovare una coerenza, no? E la coerenza a volte la si ritrova mettendoci una, diciamo così, pecetta, una bella pezza, no? Che poi sono le ipotesi ad hoc di cui parlano tanti, Popper soprattutto. Altre volte la cosa proprio non regge e quindi piano piano viene fuori un altro paradigma. O veloce veloce, dipende, poi appunto questa è una cosa che si indaga nella storia della scienza, non è che è un modello già fatto. Kuhn faceva la storia della scienza, non faceva la norma della scienza. Quindi lui diceva, io vi do un modello per capire, paradossalmente un paradigma, per fare storiografia delle scienze, storia delle scienze. Quindi è chiaro che questa è una sua proposta, e nella sua proposta noi la possiamo un pochettino pensare anche così. Un paradigma è figlio di un altro? Sì, se partiamo dal presupposto che i figli spesso sono incommensurabili con i genitori, sì, ma in questo senso qui. Anzi, lui dice un'altra cosa, e con questo concludo. Dice, guarda, c'è un legame spesso dato dall'uso degli stessi termini. Cioè, nella teoria
pre-rivoluzionaria e nella teoria post-rivoluzionaria, quindi non nella fase di crisi, perché questa richiederebbe una lettura più ampia, perché a volte i termini diventano equivoci, eccetera. Si usano le stesse parole, no? Come genitori e figli poi si somigliano, spesso in tratti anche estrinseci, però il significato può essere radicalmente diverso in alcuni casi e in altri rimanere molto simile. Quindi queste sono poi questioni che vanno lumeggiate non in astratto, non teoricamente, ma facendo poi concreta storia della scienza. Grazie.